Pasando la vaca y eso sí suena hoy. Voy a pedir a toda la gente que lo tenga que estar ahí, que se vaya ahí. Quando eravamo a cena si chiacchierava e allora a un certo punto, dopo che lui mi aveva detto che era già occupato, mi dice: guarda che è una tua collega. Dico: come una mia collega? Sì, è l'inviata dell'Isola dei Famosi versione spagnola. Ho detto: ma come? Tu c'avevi un'inviata tutta italiana, moglie e buoi dei paesi tuoi, e te la vai a prendere straniera. Cioè lui rideva come un pazzo. Gli raccontò che è stata lei un po' a fare gli occhi dolci. E lui, in quanto piaccione tutto quanto, bello impettito, insomma, si è fatto avanti e lì è nata la storia. Mi raccontava, diciamo, non è comunissima, tipo la presentatrice del programma è candidata fra le migliori presentatrici di Spagna. Io rispondo con una zzzzzz. Noi giornalisti sapevamo che Raquel Sánchez Silva, la conduttrice, aveva partecipato in quel momento a molti programmi TV, soprattutto di viaggi. In quel momento la carriera di Raquel prometteva bene, faceva già delle interviste per dei giornali, servizi fotografici, tutto quello che qui chiamiamo posados. Era una conduttrice che andava di moda. Qua Mario mi scriveva che voleva trasferirsi a Madrid con lei, che il rapporto andava bene, che era molto innamorato. Madrid l'amava, la Spagna gli piaceva ed era contento di trasferirsi qui, infatti diceva: non puoi capire che figata. Doveva passare meno e invece se n'è andato direttamente là. Da lì con l'iPad ci fa vedere dove era. Sono qui, sono a Madrid, a casa di Raquel, tutto felice e contento. Io guardai su internet e feci delle ricerche e la cosa che mi ha fatto rimanere male è il fatto che lei avesse quasi 10 anni in più di Mario. Però poi io, una madre non può ostacolare un rapporto con un figlio, sono cose che devono vedersi loro. È una storia molto buona per noi giornalisti che ci dedichiamo al gossip e alle notizie sui personaggi famosi. Era un po' come la storia di Cenerentola, ma al contrario. La principessa, la persona famosa, la conduttrice di moda che si innamora di un lavoratore modesto, un cameraman. Voglio dire, non è la storia di una conduttrice che si innamora di un giocatore di calcio, una conduttrice, un milionario, un imprenditore o un altro VIP. Lui è un po' come la poesia dell'albatro di Baudelaire, no? In questa situazione era un po' l'albatro catturato, goffo, che quelle ali che invece gli consentivano di fare questi voli bellissimi in cielo gli diventano un momento d'impaccio, perché si vede anche dalla faccia che è un po' imbarazzato. Quello non è il suo mondo, quello del gossip, quello del jet set, lui non gli fregava niente. Quando sono venuti qui a Palermo assieme per la prima volta ci siamo visti, siamo usciti assieme, mi sembravano innamorati, affiatati, lui la guardava con amore, ma anche lei mi ha fatto una buonissima impressione all'inizio. Empezamo questo viaggio hace 15 días in Palermo, bueno, esattamente 13 días in Palermo. Era alla mano, socievole. Sembrava innamorata, erano bellissimi, erano molto uniti e belli assieme. In Palermo, después de Falù, Tindari, Pati, Taormina, Siracusa, íbamos a terminarlo en Agrigento, pero no lo vamos a terminar. Es video. Ho detto: stai un po' attento, stai tranquillo, vedi come va la cosa. Non mi aspettavo, no, sono pazzo di lei. Lui era pazzo di lei. Non è stato un colpo di fulmine, lui si è innamorato, totalmente ha perso la testa. Noi abbiamo ricevuto una denuncia dove si dice che non è un suicidio ma è un possibile omicidio. E è intimità, non mi ricordo. Noi dall'appunto di
vista morale non ci interessa. Io le ho detto che... Gennaio 2000. Lo sa come ce lo comunica? Mario ci fa vedere un anellino stile deco, insomma, antico. Le dice, sai, ho intenzione di regalare questa ragella perché ho intenzione di sposarmi. Come? Mia moglie, diciamo, molto attaccata a Mario, innamoratissima di Mario. Io sono rimasta un po' perplessa perché del resto si conoscevano da poco tempo. Però ho visto la gioia negli occhi di tutti e due. Cosa devi fare come genitore? Sempre siamo là. Dobbiamo accettare le scelte dei nostri figli. E li ho visti felici e quindi abbiamo accettato con gioia anche questo evento. Col dito? Lo fai? No? È il dito giusto? Il messaggio è